Vi dico l'ultima solo, poi dopo vi leggo il resto. Inoltre abbiamo ottenuto da tutti i sindaci, non tutti però, qualcuno manca ancora al vicino, una targa ricordo dei licenziati per rappresaglia politica e sindacale, che nella provincia, compreso Bologna in testa a via Michelino, delle targhe stradali o delle rotonde o dei iscritti che ricordano i licenziati per rappresaglia politica e sindacale. Quindi questa era la prefazione, qui leggo più in fretta, spero di vederci. Gli anni del dopoguerra furono anni difficili della vita politica e sindacale bolognesi. Lo furono particolarmente perché Bologna veniva dall'esperienza di una resistenza che aveva coinvolto davvero un intero popolo, gli uomini e le donne, i ceti sociali, che per la prima volta forse si erano davvero rimescolati a quando divenne evidente il tentativo di ripristinare quantomeno nei luoghi di lavoro l'ordine sociale precedente, la guerra di liberazione. La risposta fu immediata e ancora una volta il popolo. Perché noi in questi 20 anni, chi si permetteva di reggere un giornalino sindacale o politico di sinistra, veniva licenziato in tronco, senza tante storie. Qualcuno gli avvisò, avvisò qualcun altro che guarda che se fai quello ti licenzio. Però era come dire acqua al sole, la neve al sole, perché si ripeteva, però si licenziavano, non c'era ragione e non avevamo servizi igienici. Gli acidi ci bruciavano le scarpe e i pantaloni, però tutto andava bene perché gli industriali volevano così. Voglio ricordare e lo voglio fare sottolineando il ruolo che le donne, parlo di donne, hanno avuto in queste lotte. I grandi movimenti nelle campagne del 48-49 che portarono alla conquista del primo contratto collettivo nazionale dei braccianti e che furono segnati da tanto sangue versato dai nostri lavoratori e lavoratrici, che furono 49 le donne arrestate qui a Bologna. Quelle ferite gravemente a cui va aggiunto l'uccisione di Maria Margotti a Molinella. Furono anni in cui fare politica ed essere militanti sindacali spesso significava rischiare la vita, perché oltre le bastonate e San Giovanni in Monte, il carcere di San Giovanni in Monte, ti menavano e andavi lì. Al massimo 2 giorni era processato. 1 mese, 6 mesi, 3 anni. Se uno dava una spalata nel correre avevi offeso una forza dell'ordine e quindi prendevi di più. E le donne furono ampiamente protagoniste, come nella battaglia per la costruzione dell'ospedale maggiore, che durò quasi 10 anni, di cui le donne furono l'asse portante, rimettendoci spesso le biciclette, perché quando facevamo delle riunioni, dei comizi che ci fermavamo, arrivava la squadra, gli ex repubblichini, con le jeep, passavano sopra le biciclette. E guadagnare per una bicicletta senza mangiare, né bere, né dormire, né pagare l'affitto, ci voleva 3 mesi d'affitto. Quindi la bicicletta era la nostra vita per lavorare, per tutto. Quindi eravamo in quelle condizioni. Quasi quasi ho finito. E poi vennero gli anni degli licenziamenti in massa, dal 49 al 57. Vi ricordo che col lavoro si perdeva anche l'esistenza sanitaria, cioè dopo 3 mesi che eravamo a casa da lavorare non avevi più diritto alla mutua, né te, né i familiari, né i bambini piccoli. Io dopo 3 mesi di licenziamento, dal licenziamento ebbe una bambina, mia moglie naturalmente, se pagavi andavi dal medico, altrimenti andavi a farti, io non mi vergogno, andavo dal sindaco a chiedere un permesso per mandarmi dal primo medico condotto per avere la visita medica della bambina che ne aveva bisogno. E un altro, adesso si vergognano a dire, allora non ci vergognavamo. Assistenza sanitaria dei militanti del Partito Comunista e la CGIL, con l'intento di spazzare via una classe, un'intera classe dirigente politica e sindacale, quella di sinistra,
che si era rafforzato durante la resistenza, perché fra noi e chi ci guidava, che ci dava tanti consigli di guerriglia, però non armati, perché nessuno aveva un temperino in tasca. Noi dalla CGIL e dai partiti, guai se avete un temperino in tasca. Ne prendevamo già abbastanza delle botte, quindi con quello stavi dentro, di più. A Bologna furono 8.550 i licenziati, Bologna e provincia. In tutta Italia 520.000, un esercito, di cui 7.411 solo fra, in questi due anni, 48 e 59, perché ci fu la piena castigata dei licenziamenti. Alla sola Ducati di Bazzano 180 donne vengono licenziate. Furono donne fra cui Anna Zucchini della Ducati, che era già stata partigiana, alla quale abbiamo intitolato una sala nel nostro centro studi di Cavecchia. In Ducati, in tutta la Ducati, 1.100 licenziamenti, per chi non si ricordasse, qualcuno è ancora al mondo che potrebbe confermare questo. Poi si conferma, sono lì, quindi non abbiamo detto bugie. 898 furono le donne alla Cogne di Imola, furono 18 donne su 162, come alla ATU e alla Calzone furono licenziati tutti, 230 dipendenti di cui 30 donne, alla ICO 26 donne, 26 dei 30 licenziati furono donne, alla Maccaferri su 60 licenziati 45 furono donne. Quando finalmente nel 74 arrivò la legge 36-74, che ci riconobbe dai governi di allora, con un pullman tutti i giorni a Roma, in tutta Italia, facevamo la fila, il diritto alla pensione, al riconoscimento che eravamo stati dei licenziati per rappresaglia, che nessuno ci voleva vedere, ancora oggi molti, quindi, però ci stiamo. E quindi hanno avuto 1.900 solo a Bologna e provincia il riconoscimento, il diritto alla pensione, almeno abbiamo ottenuto quello. Quei amici che sono morti, poi non c'è più niente da fare, anche i familiari, perché quando è arrivato nel 74 il 60% di noi era già morto. Abbiamo scritto al Presidente della Repubblica, che siamo a contatto da tanti anni, e ci ha risposto. È uno dei pochi che, quando abbiamo parlato con lui, siamo andati a trovarlo, e con la posta, ci ha sempre risposto. Perché lui è uno di quelli che a Napoli era impegnato anche lui con i lavoratori che licenziavano e che picchiavano. Il suo segretario ci dice, mi rincresce a riguardo comunicarle che gli impegni istituzionali del Capo dello Stato già in agenda per quel periodo non lasciano spazio ad altri pur meritevoli inserimenti come quello da lei segnalato. Il Presidente Napolitano le invia i suoi migliori auguri, saluti e gli auguri per un successo della manifestazione, ai quali aggiungo con piacere i miei personali. Grazie, anche i miei.